Salve, salve a tutti voi che ci seguite e che seguite Liberi TV. Torniamo alla grande con queste trasmissioni registrate via Skype. Siamo in collegamento, è un collegamento questo tra la sede romana di Liberi TV e la sede di Liberi TV in Calabria con Riccardo Cristiano, che salutiamo e ringraziamo. Riccardo Cristiano, presidente di Liberi.tv, per parlare di una cosa che riguarda Liberi TV, ma non solo. Perché parliamo di un libro, il primo libro di Riccardo Cristiano che sta per uscire. Il titolo è Vi dichiaro uniti. Riccardo Cristiano è l'autore e l'editore è Officine Editoriali d'Acleto. Poi ci soffermeremo anche a parlare un po' dell'editore. Ma ovviamente partiamo da questa fatica letteraria in qualche modo di Riccardo, che però ovviamente è una cosa che è autobiografica, sì. Riguarda ovviamente... c'è il sottotitolo è Diario LGBTQI, una storia di ricerca, amore e diritti civili. Ecco, Riccardo, introducici un pochino all'argomento che tratta questo libro. Bene, intanto lo facciamo anche vedere. Sì, assolutamente, assolutamente. Il libro è questo qua, che in realtà diciamo presenteremo ufficialmente il domenica 24 novembre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Cleto in provincia di Cosenza. Come dicevi tu, è il mio primo libro, è un diario, perché nel libro ho raccontato quello che è stato il mio coming out, non solo, ma soprattutto il percorso di accettazione, come anche la ricerca stessa dell'essere, insomma, una persona, perché poi comunque gli acronimi che noi vediamo in copertina quando leggiamo diario LGBTQI asterisco, e ce ne sarebbero altri perché l'asterisco va a designare proprio questo, non è altro che una ricerca continua e che non finisce mai. In questo diario ho avuto la possibilità di ripercorrere la mia vita e quella delle battaglie con altri compagni, altri amici incontrati su questo bellissimo cammino che è la vita, e si conclude, questo ve lo posso già anticipare, con la nostra Unione Civile, che è stata diciamo celebrata il 27 maggio del 2017, e tra l'altro da Fernanda Gigliotti, allora sindaco di Nocera Terinese, la quale sempre il 24 di novembre farà da moderatrice a questo lancio, a questa presentazione. Inoltre il 24 di novembre è anche una data particolare, perché noi il 24 novembre con Marco si fanno 20 anni di vita insieme. Quindi sarà una giornata, un pomeriggio, una serata molto, molto intensa, molto particolare. Sappiamo già che ci sono state almeno un centinaio di adesioni che parteciperanno, insomma, a questa presentazione. Noi contiamo soprattutto di divulgare il contenuto del libro, perché poi fondamentalmente il libro è sì la mia storia, ma è la storia di tanti. Aspetta Riccardo, aspetta, non andiamo troppo di corsa. Qui abbiamo introdotto l'argomento, è una storia appunto di scoperta e scoperta di omosessualità, di vita in qualche modo insieme a Marco Marchese, che ricordiamo e salutiamo, è un'altra delle colonne di Liberi TV. È una vicenda intima, anche personale, che però scrivendola e appunto pubblicandola con questo libro ne fai ovviamente anche un po' un risvolto anche personale, nel senso, penso, anche liberatorio, però ovviamente ha un risvolto anche sociale, cioè probabilmente in una terra difficile, un pochino in qualche modo è accennato anche nella sinossi che mi hai mandato, dove è più difficile essere, e ha una brutta parola dire, accettati per come si è, diventa anche un qualcosa di politico, ecco, sostanzialmente di politico. Poi appunto questo è anche un po' suggellato da chi è che ti ha fatto la prefazione, che è Marco Cappato. È vero, perché allora quello che dici tu lo dice anche Marco Cappato un po' nella prefazione, e io vi invito ovviamente ad acquistare il libro e a leggerlo, però il senso qual è? Ognuno di noi ogni giorno compie un'azione che è quella del vivere,
che sia una persona gay, che sia una persona lesbica, che sia una persona eterosessuale, si rapporta con una società. Il sud è di per sé una realtà molto particolare, magari rispetto a quella del nord, però anche come si ci pone nella, diciamo, ricerca di se stessi ha una certa valenza. Io devo dire che nel libro l'ho scritto, ma lo dico sempre, ho avuto sicuramente un imprinting particolare, perché non mi sono mai piegato alle logiche dell'omofobia o alle logiche del razzismo, piuttosto che al bullismo. Ho sempre cercato di reagire. Altre persone meno fortunate, dico, di me, non ci sono riuscite, e il libro è scritto anche per loro, per quelli che non ce l'hanno fatta, per i genitori, per le persone che ancora oggi cercano se stesse. E nel libro sono raccontate proprio vicende di persone incontrate o conosciute anche dopo il mio coming out, che magari sono sposate e hanno delle doppie vite, non riescono a vivere con tranquillità la propria natura. E poi ci sono ovviamente, c'è la parte politica, come dicevi tu, perché io ho conosciuto il mondo radicale, del quale posso dire di fare parte per essere iscritto a due soggetti radicali come la Luca Coscioni e certi diritti. Poi ho avuto la possibilità di frequentare ovviamente gli ambienti dell'arcigay piuttosto che altre realtà associative. Ho fatto attivismo di strada non solo con Libri TV ma con altri amici. Ho voluto raccontare in questo libro non soltanto ovviamente vicende personali inerenti alla mia vita privata, e ci sono, ma anche quello che ognuno di noi nel piccolo può fare per poter migliorare, non dico il mondo intero, ma almeno quel, diciamo, piccola parte di ambiente che si frequenta. E non voglio, diciamo, aggiungere altro, perché penso che sia importante avventurarsi in questa storia fino alla fine e vedere come va a finire, perché non è alla fine, sai, visto tutti felici e contenti, come magari può accadere. Io penso che prima di arrivare a visto tutti felici e contenti, che non è detto che possa arrivare, c'è in mezzo un mare o una montagna molto grossa che va scalata. Allora, sotto questa montagna, anzi sopra questa montagna, ci mettiamo un arcobaleno, mai è più di questo, di questa occasione è più appropriato, un arcobaleno, diciamo, temporale. Tu racconti in qualche modo l'emozione del tuo primo Pride in concomitanza, sì, con il giubileo del 2000, sì, e facciamo appunto questo arcobaleno temporale dal 2000 al 2019, insomma quasi 20 anni, nella realtà dove tu vivi, nel luogo dove tu vivi. Che cosa è cambiato riguardo appunto a questi temi? Certo, diciamo che il 2000 è stato già un anno di per sé molto particolare per la questione del giubileo, quindi la concomitanza del World Gay Pride, quindi il Pride mondiale, ha fatto sì che si generasse un'onda veramente di proporzioni bibliche, di fermento nelle associazioni e nelle persone. Quella è stata probabilmente la spinta che almeno in Calabria ha fatto sì che nascesse la realtà dell'EOS Calabria, l'arcigay in stato proprio embrionale, a Cosenza. E quello fu, diciamo, l'inizio, almeno per quanto riguarda la realtà associativa, perché altre realtà associative in Calabria non c'erano. Io personalmente ho vissuto sia il World Gay Pride, al quale sono andato con Marco, e ripeto, poi lì è stato bello incontrare Pannella che camminava liberamente in mezzo alle persone, e ho cercato di spiegare nel libro una cosa fondamentale. Per una persona che vive in Calabria, viveva soprattutto nel 2000 in Calabria, già adesso non trovi due persone dello stesso sesso, due ragazzi o due ragazze, che camminano liberamente mano nella mano, figurati nel 2000 o negli anni 90. Noi abbiamo approfittato di quel evento dove eravamo due persone anonime, però circondate da un calore e da un colore che ti faceva veramente stare bene in famiglia. Abbiamo avuto la possibilità di camminare mano nella mano e di darci magari un bacio pubblicamente. Per noi quello era raggiungere il risultato inaspettato. Non pensavamo certo ancora all'unione civile, perché era lontana, però per noi quel semplice gesto, che per molti è scontato, di camminare con la ragazza mano nella mano, che io facevo magari quando avevo le ragazze, o di baciarsi in pubblico, che non è ostentare, perché molti ti dicono, vabbè, se tu ti baci in pubblico, stai camminando mano nella mano e sei gay, ostenti. Se lo fa una coppia etero, non ostenti.
cioè io non penso che sia un gesto, come dire, diffamatorio, esatto, eclatante, anzi è un gesto romantico quello di baciare la persona che ami o camminare mano nella mano con la persona che ami. Noi l'abbiamo fatto per la prima volta nel 2000 al World Gay Pride, e quello fu l'inizio, secondo me, dell'attivismo in quanto tale, anche perché una cosa che io voglio dire alle persone che ci stanno ascoltando, partecipare a un Pride, specie per chi non c'è mai stato, mi rivolgo magari anche alle persone eterosessuali, è bello perché trovi persone di tutti i tipi e soprattutto per le persone gay dà una forza, un'energia che ti porti dietro veramente per tutto l'anno. Hai quella voglia di lottare, di combattere, di non sentirti diverso, perché la parola diverso non mi piace la parola normalità. Noi facciamo parte della natura, in quanto contesto proprio naturalistico, quello io dico proprio la natura ci ha generato. Adesso non parliamo di chiesa o di scienza, però io dico la natura, facciamo parte di un contesto naturale, ecco, noi siamo naturali, quindi è la natura che ci desidera così e dobbiamo essere in questa maniera. Quindi questa spinta dal 2000, da Roma, diciamo, dal World Gay Pride del 2000 è arrivata fino in Calabria, e poi da lì, piano piano, con sicuramente un po' di difficoltà, ha fatto sì che nascessero altre realtà che ancora oggi fortunatamente sono presenti e si battono, come l'attuale Arcigay di Cosenza, l'EOS Arcigay di Cosenza, piuttosto che l'Arcigay a Lamezia, l'Arcigay di Catanzaro. Ci sono molte realtà LGBT QI asterisco che si prodigano per la tutela dei diritti delle persone della comunità e non solo, perché fanno ad esempio prevenzione quando si tratta della giornata mondiale della lotta all'HIV. Insomma, si fa di tutto e si cerca di dare un supporto alla società in quanto facenti parte della società. Sì, ovviamente di tutto penso nell'auspicio che non servano più un giorno Gay Pride, non servano più ghetti come le gay street o cose simili, ma che appunto l'affettività possa essere liberamente praticata, nonché manifestata, senza appunto ambiti speciali per gli uni, per gli altri. Poi peraltro ho notato un pochino girando, perché poi un po' di interviste l'abbiamo fatto anche a Roma su questo argomento, in particolare alla gay street, che se c'è nella gay street, ho notato che se c'è un minimo di apertura in qualche modo, o purtroppo soltanto tolleranza per l'omosessualità, sia soltanto per quanto riguarda gli uomini. Per quanto riguarda le donne, c'è, cioè, come non so, è meno accettata. Ecco, se si parla di omosessualità, beh sì, due uomini, ma anche due donne, ovviamente dovrebbe essere una cosa equa. Non so se anche in Calabria c'è questa sorta di ulteriore cosa che si somma. Io vengo da una cosa che pubblicheremo breve sulla violenza, contro la violenza sulle donne, una manifestazione che c'è stata, e quindi mi sembra che per quanto riguarda le donne, quindi le lesbiche, si somma una discriminazione delle donne oltre a quella sull'omosessualità. Non so se anche dalle due parti è così. Io ti posso rispondere su due cose. Allora, la prima sul fatto che tu dicevi che auspichi che non ci siano ghetti o che non ci siano Pride. Innanzitutto io voglio dire che il Pride nasce dai famosi moti di Stonewall, e chi non sa cosa sono, non solo leggendo il libro lo scoprirà, ma basta che vada su internet, su Google, si può informare, perché quella è storia, vera e propria storia. Quindi il Pride rappresenta non solo, diciamo, una giornata goliardica, come molti magari l'hanno definita, o un carnevale, è una rivendicazione, un po' come il 1° maggio, un po' come il 25 aprile, un po' come quelle manifestazioni datate, calendarizzate, che hanno, diciamo, una valenza. Poi in una società multiculturale, multirazziale, dove non dovrebbero esserci delle differenze che dividono, ma delle, diciamo, varietà che uniscono. Io auspico sicuramente una società un po' come Star Trek, dove non vai a vedere la provenienza etnica, religiosa, piuttosto che l'orientamento sessuale. Transplanetaria, in qualche modo. Sì. Per quanto riguarda il ghetto, io sono sempre stato contro i ghetti, perché per quanto riguarda chiunque, anche per quanto riguarda, che ne so, il quartiere ebraico, piuttosto che i Rom,
piuttosto che i gay, cioè secondo me non esiste, non deve esserci un ghetto. Era giustificabile che ci fossero dei locali gay all'epoca, io infatti ne parlo, perché all'epoca era molto più complicato, diciamo, conoscersi e incontrarsi. Adesso con i social e con davvero la tranquillità che è vivere, magari, non so, in un contesto molto più aperto come Roma. Io penso anche a Londra. A Londra, se vai in giro, puoi trovare tranquillamente dei ragazzi etero o gay che camminano mano nella mano e nessuno storce il naso. Per quanto invece riguarda l'altra, la domanda che tu hai posto, ovvero quella della difficoltà di essere accettati in quanto gay maschili o piuttosto che lesbiche femminili, è differente la cosa, io la vedo diversa. Perché? Perché magari le ragazze, le donne lesbiche lo riescono a nascondere anche in maniera un po' più facile e non è una cosa da nascondere, diciamo. Nell'immaginario maschile eterosessuale, due lesbiche sono eccitanti. Ovviamente lo stesso non avviene nell'immaginario eterosessuale maschile per due gay. E questo già te lo dico, vedere due gay è più facile da accettare probabilmente per il mondo femminile etero, perché magari, sai, il gay rappresenta l'amico, il confidente, invece la lesbica non viene mai vista, e questa, diciamo, è semplicemente una delle tante, diciamo, visioni che ti posso dare. Però ripeto, se vai in un contesto magari più a sud, più a nord, scusa, che a sud, cambiano le secondo me gli approcci. Le ragazze lesbiche qua ci sono e secondo me sono accettate o discriminate tanto quanto i gay maschili. Cosa ben diversa, che non abbiamo detto, però sarebbe veramente da approfondire, è quella sulle persone trans. Cioè le persone trans probabilmente sono quelle maggiormente ghettizzate e magari come dire, che subiscono lo stigma sociale della violenza, la violenza psicologica, non solo la violenza fisica. Quindi certo. È più facile, paradossalmente, essere gay e lesbica. Lesbiche nel 2019 che essere una persona trans, perché essere una persona trans ancora oggi vuol dire non trovare lavoro, vuol dire essere discriminata, vuol dire tante cose. Io penso chi ha affrontato il percorso della transizione e ancora sui documenti era magari, non so, al maschile, se parliamo di un M2F, piuttosto che nella parte opposta. Quindi io dico che ancora c'è molta strada da fare, però anche in contesti piccoli come Cleto, dove io abito, noi in quanto coppia non solo non abbiamo mai subito una sola azione di discriminazione, ma anzi siamo stati accolti sin da subito, persone squisite tutte a Cleto, ma davvero... Parliamo di questa unione, matrimoniale, sostanzialmente, che è stata, io credo, una delle prime in Calabria, quando è stato possibile. Allora, guarda, è stata la prima fra due uomini registrata in Calabria tra persone residenti. Sì, sì, noi siamo stati i primi nel 2017. Le prime invece donne furono due ragazze di Reggio Calabria, ma i primi, diciamo, maschietti siamo stati noi, ed è stato molto bello, non tanto perché abbiamo avuto l'attenzione mediatica della novità, quanto perché per noi è stato il coronamento di un sogno. Abbiamo avuto vicino le persone che ci hanno seguito in questi 20 anni, e tutti i familiari, gli amici più stretti, ed è stato veramente bello, perché sai, quando tu veramente sogni questa cosa da una vita, e noi l'abbiamo sognata, io la sognavo e l'ho scritto anche nel libro, pensi che questa cosa non possa mai arrivare, ma ci speri. E quando arriva, noi eravamo così frastornati, proprio come un classico matrimonio, ed eravamo così frastornati che non abbiamo mangiato quel giorno nel tipico matrimonio calabrese, però è lo stesso emozionante, perché hai detto il famoso sì, lo voglio, fondamentalmente, ci siamo scambiati le promesse al nostro modo, e poi abbiamo avuto anche, come si dice, una benedizione da parte di un nostro amico sacerdote, che ha benedetto la nostra unione.
Beh, devo dire che più di questo al momento veramente che cosa poter desiderare, o meglio, al momento di 2 anni fa, forse probabilmente già ovviamente ci sono state poi anche altre unioni e quindi anche un po' socialmente si diffonde un po' la consapevolezza e l'accettazione dei tempi che cambiano finalmente, insomma, in qualche modo, senza che nessuno si senta traumatizzato da che poi non si capisce. Senti, una parola la vogliamo dire anche per quanto riguarda l'editore, Officine Editoriali da Cleto, qualcosa di nuovo o qualcosa che in qualche modo parte sempre da questa coppia, da Marco e Riccardo? Allora sì Gianni, questa idea lo ha detto Marco quando ha fatto il post su Facebook e ha lanciato insomma questa casa editrice, Officine Editoriali da Cleto. Ha raccontato che era un suo sogno, che inizialmente quando fece la prima volta questa avventura non andò bene. Adesso con l'esperienza e anche con un libro da lanciare, abbiamo unito insomma questa avventura ed è una cosa bella per il territorio, perché poi comunque ci sono stati già dei riscontri positivi a parte il libro. Già siamo stati contattati da alcune persone che vogliono pubblicare con noi anche delle cose molto interessanti a livello locale. Una cosa che non so se tu sai, ma molti sicuramente non la sanno: il famoso editore Pellegrini, della casa editrice Pellegrini, è nato a Cleto, poi ovviamente lui si è spostato a Cosenza, ha ricevuto un paio d'anni fa la cittadinanza onoraria, poverino adesso è venuto a mancare, ma è bello che esista ancora una realtà che possa insomma produrre cose nuove, cose belle, e quindi dai, perché no? Noi abbiamo voluto questo fortemente, quindi nascita della casa editrice da una parte, il libro dall'altra, rimane tutto in famiglia in questo senso, però ci si apre al territorio, perché ad esempio è tutto a che fare con la Calabria, anche l'azienda che stampa il libro è qui in Calabria, e noi vorremmo anche sulla produzione dei libri il chilometro zero, cioè il fatto del non diciamo esportare, prendere, anzi scusa non esportare, esternalizzare il lavoro, perché no. Capita spesso e volentieri che altri noti marchi magari stampino online senza nulla togliere, insomma, però va a morire quello che è magari la tradizionale realtà, e noi vorremmo invece che ritornasse quella validità che c'era non solo qua diciamo a Cleto, ma che ci potesse essere una nuova realtà dove anche piccole edizioni, non so, questa è la collana Diritti Umani, il mio libro fa parte della collana Diritti Umani, ma abbiamo intenzione di programmare qualcosa sulle tradizioni popolari piuttosto che sui racconti in vernacolo. Ci sono molti progetti e abbiamo diciamo varie collaborazioni che ci spingono ad andare avanti e ci spingono anche a pensare che quello che stiamo facendo e che Marco ha deciso di intraprendere è un'avventura che porterà buoni frutti. Ovviamente c'è Liberi TV che è presente e sarà presente con Riccardo uno e Bino in qualche modo. Ah, in qualche modo, perché poi questo editore Pellegrino, se non sbaglio, ce l'abbiamo anche su Liberi TV. Sì, quindi. Insomma. E su Cleto abbiamo fatto un sacco di cose, avete fatto un sacco di cose come Liberi TV, la promozione insomma di questo territorio è stata notevole, cose che veramente anch'io, vabbè, non manco dalla Calabria da tantissimo tempo, però non immaginavo che un piccolo centro così potesse riservare un sacco di posti molto belli, veramente poi anche turisticamente e culturalmente sfruttabili, nel senso per far venire persone. Assolutamente. Noi abbiamo i castelli. Quindi insomma, una realtà molto diciamo bella non solo sotto il profilo artistico, perché possediamo 2 castelli, quello di Cleto e di Savuto, ci sono molte bellezze naturalistiche, ci sono percorsi che abbiamo fatto e che faremo, io parlo questo come comune di Cleto, come Proloco, ma anche come altre associazioni, poi ci sono delle realtà molto belle come il Cleto Festival dell'associazione La Piazza, Cleto è ricca di piante d'olivo. Ce ne sono addirittura 130.000, una realtà di quelle veramente
uniche, perché poi anche la qualità dell'olio è molto buona, anzi è ottima. Insomma, sì, Cleto è davvero un paradiso ed è il posto giusto dove secondo me seminare anche la rosa arcobaleno. Ecco, noi il 24 novembre faremo questo, cioè pianteremo questa piantina di, diciamo, di libertà e diritti civili. Poi io sono molto onorato libertà che... Libertà e diritti civili, è molto giusto per tutti e in tutto il territorio. Speriamo in tutto il mondo che sia possibile quanto prima questa libertà di poter esprimere la propria affettività senza, sì, senza nessun limite, senza nessuna vergogna, senza dover patire delle reazioni incivili sostanzialmente. Poi guarda, posso dire anche un'altra cosa, io sono onorato che Marco Cappato ha accettato di scrivere la prefazione del mio libro. Marco è davvero una persona in gamba perché, come tu ben sai, io, tu lo conosciamo da prima frequentando i Radicali, quindi quale persona poteva scrivere la prefazione di un libro sui diritti civili da una parte, ma soprattutto su una storia d'amore dall'altra, e di ricerca dall'altra, perché i Radicali, almeno quello che mi hanno insegnato, è stato proprio questo, cioè il fatto di accogliere chiunque, perché nell'ambiente radicale chi ha frequentato i congressi radicali trovava la qualunque, sia come pensiero sia come persona, e io l'ho scritto anche nel libro perché per me è stato formativo frequentare i Radicali. In più Marco Cappato ad oggi rispetto ad altre persone rappresenta un caso unico, perché l'altro Marco purtroppo non c'è più, parliamo di Marco Pannella. Marco Cappato secondo me ad oggi rappresenta veramente quella realtà radicale viva e attiva che si batte per davvero la laicità dello Stato, per i diritti della persona, i diritti individuali della persona. Il caso di DJ Fabbo, ma anche l'altro caso, sono eclatanti. La disobbedienza civile che ha fatto Marco, secondo me, davvero è unica, e ci riporta poi sempre indietro alla nostra storia, che non dobbiamo dimenticare, perché Stonewall, lo stesso Stonewall, è una disobbedienza civile da parte delle persone della comunità LGBTQ asterisco. Quindi secondo me veramente, ripeto, io ringrazio Marco per avermi onorato della prefazione, e veramente vi consiglio non tanto di leggere il libro perché l'ho scritto io, ma perché quello che c'è dentro è una storia, è un racconto non soltanto mio, ma racconto di persone che ho incontrato, come Marco Pannella, parlando di persone magari importanti, ma anche, che ne so, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, ma anche persone sconosciute che invece sono diventate poi per me degli amici, dei compagni di viaggio. L'esperienza che ho avuto con la Chiesa Cattolica, io adesso per esempio non sono un cattolico, non sono un credente in quanto tale, io ho un modo di credere molto più naturalistico adesso. Io prima ti ho detto che sì, ci ha dato la benedizione il prete, però io ho un modo di credere molto più naturalistico, sono molto più universale, ecco, nel concetto di spiritualità. Ecco, spiritualità è la parola che mi si addice di più, e nel libro mi auguro di aver trasmesso anche questa spiritualità, che comunque mi accompagna tutta la vita, da 40 anni, da più di 40 anni. Quindi è un diario, e come, prendetelo come un diario. Non è né un testo giuridico, perché faccio accenno a delle leggi, a come si è arrivati a la Cirinnà, ma non è un testo giuridico. Non è un testo storico, però parlo un po' di storia, perché ovviamente noi della comunità LGBTQ asterisco siamo storia. Non è un libro che parla di ghetti, ma parla invece di aperture a tutto tondo, perché parliamo di persone. Infatti gli stessi acronimi potrebbero essere ghettizzanti. Io parlo di persona, io sono una persona, non sono solo gay. Gay è semplicemente una parola inventata e costruita per definire un orientamento, però in realtà non è il sesso che secondo me crea la persona, ma è la persona stessa, che non dovrebbe nemmeno definirsi, e già la parola essere umano va più che bene.
Sì, è più che sufficiente. Poi insomma, Marco Cappato è un esperto nel, insieme ovviamente è stato anche Marco Pannella, nel portare alla rilevanza delle storie d'amore, perché sostanzialmente è una storia d'amore quella che sta in questo libro, con una, che a portarla a una rilevanza sociale e in quanto tale politica, perché poi insomma sappiamo che ciò che è sociale sostanzialmente è anche politico, perché qua parliamo di diritti civili, insomma ci sono delle battaglie, delle lotte che poi riguardano anche ovviamente il mondo politico. E Riccardo, a questo punto io penso che tu nel montaggio metterai la sovrimpressione con questo appuntamento. Concluderei come conclude Marco Cappato con Viva gli sposi e un saluto ovviamente anche a Marco Marchese. Grazie Gianni, io ringrazio ovviamente chi ci ha ascoltato, poi come ben sapete questo video sarà fruibile sulla nostra piattaforma che è liberi.tv. Io vi aspetto il 24 novembre, se non riuscirete a essere presenti non vi preoccupate perché sarà comunque registrato, è ovvio, da Liberi TV. Ripeto, è un libro, questo qua, vi dichiaro uniti, il mio primo libro. Se vi va di acquistarlo e di leggere un po' di Calabria, di come è nata, diciamo, la comunità LGBTQIA asterisco calabrese e soprattutto il percorso che può affrontare una persona prima di, come dire, sentirsi pienamente, non dico realizzata, però almeno se stessa da un certo punto di vista, perché poi non si finisce mai né di imparare e né di essere, diciamo, affermati, perché si deve ogni volta ricominciare da zero, questo io dico. Però in questo piccolo libro ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere persone meravigliose, alcune ci sono ancora oggi, altre purtroppo non ci sono più, ma rimane al momento il bellissimo arcobaleno che comunque mi porto sempre nel cuore. Quindi grazie Gianni, grazie Liberi TV e grazie a tutti voi per il tempo che ci dedicate da quando ci siamo. Grazie, a presto. Viva gli sposi, seguite Liberi TV. Ciao.